Sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista che svolge la propria attività da oltre 20 anni a Roma e provincia. Con questo video mi rivolgo a quei proprietari che stanno cercando di vendere il proprio immobile da soli, senza l'aiuto di un agente immobiliare, e cerco di consigliarti la miglior strategia per poter vendere il tuo immobile al miglior prezzo ottenibile sul mercato. Se sei un privato, ossia un proprietario che sta pubblicando l'immobile con il classico no agenzie, sicuramente man mano che ti chiamano alcuni potenziali clienti desiderosi di vedere la casa, tu ovviamente vai a fissare le visite singole, quindi stabilisci un certo giorno e fai vedere la casa a una singola persona a un certo orario e poi a seguire a scaletta agli altri che ti abbiano eventualmente chiamato. Io invece da diversi anni non svolgo più le visite singole, ma organizzo un evento collettivo che si chiama Open House, in occasione del quale appunto consento a tutte le persone che mi hanno chiamato per visitare quell'immobile di venire a vedere contemporaneamente, in presenza del sottoscritto e di altri due o tre agenti che lavorano con me, l'immobile, per far sì che possano appunto svolgere la visita con tutta calma e non con la fretta o l'ansia del parcheggio, ma con tutta quella calma che serve per ragionare bene se quella casa sia idonea o meno alle proprie esigenze. E ovviamente lo organizzo in modo tale, come ho già spiegato in tanti altri video che ti vado ad invitare di guardare, appunto lo organizzo in modo tale che tra tutte le persone potenzialmente interessate si inneschi quel meccanismo di proficua concorrenza volta a individuare poi l'acquirente che possa offrire la miglior offerta ottenibile sul mercato. Diciamo che su 100 case vendute noi abbiamo un 70% di casi in cui vendiamo al prezzo, diciamo, corretto che abbiamo stimato, un 20% in cui andiamo in overprice, ossia addirittura otteniamo di più di quanto il proprietario ci ha chiesto di vendere il proprio immobile, da noi sempre stimato a quello stesso prezzo, a volte anche con 30, 40, 50 mila euro in più. E soprattutto abbiamo solo un 10% di casi in cui vendiamo a un prezzo leggermente inferiore a quanto avevamo stimato. Ecco, è normale che la base di partenza è una stima corretta dell'immobile. Molti proprietari privati continuano a fare l'errore di dire parto da un prezzo molto alto perché poi gradatamente vado a ridurre la mia pretesa economica se vedo che non riesco a vendere. È un errore gravissimo. Invece bisogna mettersi immediatamente al prezzo corretto, quello giusto, eventualmente dare scarsissima trattabilità e con la tecnica dell'open house invece riuscire a fare in modo che dalla concorrenza proattiva dei vari partecipanti si riesca a ottenere anche magari di più di quello che uno chiede. È normale che è un'attività che deve svolgere un professionista e un agente immobiliare esperto. Un altro consiglio che ti do è quello di far trovare la casa in ordine. Troppo spesso le persone si lamentano che vanno a vedere case presentate in maniera veramente disdicevole e per le quali provano imbarazzo durante la visita. La casa deve essere messa in ordine. Non dico di chiamare una persona, un professionista, home stager per fare l'home staging, visto che sei un privato, anche se sarebbe consigliabile, però obiettivamente, come abbiamo spiegato su qualche video in cui parliamo di home staging, sicuramente la casa va presentata nel miglior modo possibile per non perdere proprio quell'attenzione da parte dei clienti che possano poi andare a comprare. E poi ancora un altro consiglio è che devi avere tutta la documentazione in ordine, soprattutto la documentazione urbanistica, perché troppo spesso capita di persone
che sono pronte a vendere l'immobile perché hanno trovato l'acquirente, e l'acquirente, leggendo i documenti, si rende conto che c'è qualcosa che non va, oppure il suo notaio si rende conto che ci sono delle anomalie urbanistiche. Quindi il consiglio è far fare, come facciamo noi, un check-up urbanistico preventivo che ti consenta di metterti al riparo da tutti i rischi e di procedere a una vendita sicura. Ecco, questi sono soltanto alcuni dei consigli che posso darti in un breve video su YouTube. Se sei interessato ad approfondire l'argomento e magari ad avere una mia consulenza per la vendita di un immobile, puoi contattarmi ai numeri che vedi in sovrimpressione. In ogni caso ti invito a premere il mi piace su questo video, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato con i prossimi video che andremo a pubblicare. In ogni caso ti auguro buona vendita da Leonardo Raso. Ciao!